Bella a tutti quanti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare la guida al nuovo evento Euro 2024. È un evento davvero molto molto figo. Andrò a spiegarvi quello che si può fare, quello che si può prendere nel dettaglio più o meno, perché comunque è tutto più o meno un po' a casuccio, diciamo. Dipende un po' da quanto giocate, se riuscite a giocare sempre, tutte queste cose come al solito, diciamo. Però andrò a spiegarvi nel dettaglio tutto quello che si può fare e che si può prendere da questo evento. Quindi direi di cominciare subito, ma non prima di lasciare un bel like qua sotto, iscrivervi al canale e ovviamente commentare quelle cose che volete vedere nei prossimi giorni. Potete scrivere analisi dei giocatori, tier list, qualsiasi format che vi viene in mente, scrivetelo qua sotto nei commenti. O cose anche nuove, ovviamente, una bella live, qualsiasi cosa che sia. Prima di cominciare, breve spot e ci troviamo subito con la guida all'evento. Ci sono qui per presentarvi M2 Calcio, un sito di maglie davvero molto molto bello, dove trovate maglie retro, maglie di qualsiasi genere, personalizzabili. Ragazzuoli, a me mi hanno inviato questa maglia della Juve, davvero ultra figa, ultra fatta bene. Ho selezionato appunto di prendere il mio nome col numero 10, non ho idea del Piero, anche se non sono così forte, ovviamente. Però, ragazzoli, maglie davvero fantastiche, ne ho prese tantissime. E ora vi mostro il sito, perché se comprerete lì, appunto, avrete anche il 10% di sconto inserendo il mio codice sconto. Quindi andiamo al sito per visitarlo un pochettino. Ed eccoci qua, con la nostra magliettona inserita nell'apposito sostegno, ragazzoli. Allora, come fare ad inserire il codice? Come potete vedere, già soltanto maglia, calzoncini e pantaloncini della Juve, appunto, selezionate la vostra taglia, mettete il vostro numero personalizzato con anche il nome, potete mettere il vostro nome, il nome di una vecchia leggenda, qualsiasi cosa, potete mettere i pack appunto in base a cosa ha vinto nella stagione precedente, ovviamente la vostra squadra del cuore, eccetera eccetera, potete anche mettere che ha vinto lo scudetto il Cagliari per esempio, se vi piace così. Una volta fatto ciò, bisognerà andare appunto nel checkout del carrello, ragazzuol, e vi ritroverete in questa situazione qua. Una volta fatto questo, appunto, dovete selezionare tutte quante le vostre cose, il codice postale, tutte queste cose qua. Andando giù nelle cose di pagamento, troverete appunto, oltre se usate una cosa, un ulteriore sconto. Poi ci saranno le cose di consegna, tutte queste cose e i buoni sconto. Ecco, qua se inserirete il mio codice sconto, che è DOCD, appunto, aggiorniamo, avrete, come potete vedere, il 10% di sconto grazie al mio codice sconto, appunto. Davvero molto molto semplice, con acquisti superiori a 79 euro avrete anche la spedizione gratuita. Davvero molto molto bello come servizio, le maglie arrivano, perché potete vedere ce l'ho appunto, e hanno un costo davvero irrisorio, sono copie autorizzate, ovviamente non sono originali, perché comunque potete personalizzare, fare come volete, però per essere delle copie autorizzate sono davvero fatte bene, costano davvero poco e hanno una buonissima qualità, quindi io ve lo consiglio davvero tanto, anche perché altrimenti non ci avrei messo la faccia, detto proprio sinceramente. Bene ragazzoli, se farete gli acquisti in questo sito, vi raccomando di mettere il mio codice sconto, così avete un ulteriore sconto del 10%, e se riuscite di fare acquisti sopra gli 79 euro, così da avere anche la spedizione gratuita. Detto questo ragazzoli, vi lascio con il video. A presto! Allora, dopo questo breve spot direi di guardare subito le missioni. Allora, le missioni scadono in 42 giorni, bisogna fare le solite cose... giocatori speed, fare le vittorie in division rivals, aprire i pacchetti, premi d'accesso, muoversi nel tabellone, Una volta completato si riceveranno punti avventura e ovviamente un mascherano, no, non male, anche la possibilità di aprire qualche pacchetto ovviamente, quindi non male questa prima sezione. Andiamo a guardare nel dettaglio il nostro caro evento. Allora, l'evento si presenta con un'introduzione al nostro pastelle, che io consiglio molto, perché sono dei giocatori davvero interessanti, tanti FIFA points, tante gemme e tante cosucce, quindi lo consiglio abbastanza. Ci sono le missioni che si aggiornano ogni 2 settimane, che prevedono semplicemente di giocare Division Rivals, giocare le partite nel torneo, fare un tot di cose, davvero molto molto semplici, e riceveremo dei punti viaggio che poi si potranno spendere in altre sezioni che dopo andiamo a guardare. Allora, una volta fatto ciò, come potete vedere, c'è anche il torneo che vi ci darà altri punti viaggio, quindi mi raccomando giocatelo, è quello che hanno aperto già un giorno fa, quindi continuate a giocarlo perché è molto molto importante.
Come prima cosa vi consiglio di giocarlo a tutte le difficoltà così da prendere i maggior premi possibili. Modalità sfida che non è ancora stata aperta, quella per Bonucci o per Cross, poi le andremo a parlare quando le metteranno, però al momento ci sono soltanto quelle del settimanali e quelle del weekend, quindi quando ci sarà il weekend giustamente, quindi ci sono soltanto quelle al momento. Una volta fatto un tot di cose, vedete che qua i giocatori e i premi si sbloccheranno solo unicamente col passare del tempo. Infatti al prossimo aggiornamento avremo il carissimo Bellingham 94, al prossimo ancora avremo appunto 90-94 scambiabile in teoria, poi tra 14 giorni un mascherano e così via fino a raggiungere appunto tra 35 giorni il giocatore stelle Euro 2024, che comunque dovrebbe essere un giocatore dal 94 al 99 in teoria, ma potenzialmente anche di più perché non c'è proprio scritto, quindi al momento non si sa. Passiamo alla sezione principale dell'Europa. Qua bisognerà giocare per prendere appunto dei premi, sempre punti viaggio, ok? Tre allenamenti, una partita, molto semplice, che ci darà un bel po' di punti, direi, giornalmente, che ci permetteranno ovviamente andare a sbloccare cose. Qua invece ci saranno altre cose da giocare con le nazionali, quindi in questo caso noi utilizzeremo quello che vogliamo noi perché ci dice di scegliere la nostra squadra, o la Scozia o la Germania ovviamente. Poi c'è il premio, poi l'altra partita, qualche missione, qualche cosa. Questo qui è tutto un percorso da fare per ricevere i maggior premi possibili. Riceverete pacchetti, mascherano, tantissime cose, quindi mi raccomando fatelo, ok? Poi c'è la sezione Tot Live Euro, andiamo a guardarla. In questa sezione, che poi si sbloccheranno a mano anche altre sezioni, perché adesso c'è tanto la fase a gironi, quella eliminazione diretta e le semifinali, qua noi possiamo andare a spendere i nostri punti viaggio con giocatori non scambiabili, che però avranno degli aumenti di gen, come c'è scritto qua sotto appunto. Nelle prossime tre partite, il giocatore, se è attaccante, così fa gol, assist o queste cose, se il difensore mantiene la porta inviolata, guadagna un più uno. Se il giocatore scende in campo nelle prossime tre partite, guadagna comunque un più uno. Se la squadra del giocatore segna almeno 6 gol nelle prossime tre partite, guadagna un più uno. Se dovesse succedere tutte queste tre cose, ovviamente un 94 passerebbe ad essere un 97, come per esempio il Kai Havertz, con un aumento di più 3 di tutte le leggende, di tutte le statistiche, quindi non sarebbe per niente male, potenzialmente. Cioè, poi lui è un esempio, come anche tutti gli altri che ci sono. E questi che sono giocatori che cresceranno gradatamente a mano che si andrà avanti nell'Euro 2024. Poi ci sarà la fase eliminazione diretta dove ci saranno altri giocatori, le semifinali dove ci saranno ancora altri giocatori, magari più forti, eccetera, eccetera. Quindi non male, perché come detto nel video precedente, questo qui è un evento che comprende praticamente tutti gli eventi che abbiamo visto in un unico evento. Infatti, molto molto spisellante. Adesso andiamo a guardare i premi Euro 2024. Nella sezione premi Euro 2024 noi troviamo un'altra sezione dove possiamo andare a spendere i nostri punti viaggio e anche a prenderli grazie alle pubblicità, quindi mi raccomando fatele. Nella prima settimana ovviamente ci sarà un box premi, ok? Dove si potranno spendere appunto 100 punti per ottenere ogni premio, cioè 100 punti per ogni premio, quindi per arrivare a prendere i 3 mascherano e il 94-97 dell'Euro 2024 ovviamente bisogna spendere un bel po' di punti. Ogni settimana ci sarà poi un altro box e altre cose. Ovviamente poi se si riesce, dopo aver collezionato tutti i premi del box, si potrà ricevere appunto per tutte e 6 le settimane, cioè quindi molto chiaro, cioè se per tutte e 6 le settimane riuscite a prendere tutti i premi del box, che vuol dire giocare sempre, fare tutto, si riesce tranquillamente a farlo, raga, free to play. Alla fine di queste 6 settimane avrete un giocatore o 98-99 non scambiabile o un 96-99 scambiabile a vostra scelta, ok? Quindi è fattibilissimo, si può tranquillamente fare, quindi giocate e lo completerete senza nessunissimo problema, riceverete tutte queste cose per 6 settimane consecutive, ok? Magari i premi cambieranno un pochettino, però comunque già la prima settimana 3 mascherano e un 94-97 scambiabile è tanta roba, detto sinceramente, più premi di trasferimento e altre cose, è tutto fattibilissimo. E poi alla fine un premio tra 96-99 e un 98-99, bellissimo. Poi abbiamo la sezione, una delle più fighe di tutti, dove si andranno a spendere dei punti diversi, i punti avventura, che appunto si trovano nelle missioni che abbiamo guardato all'inizio, ok? Nelle missioni, quelle dove si fa gli accessi e le cose del genere, e da questa sezione qua.
Ogni volta che noi cliccheremo qui, ovviamente andrà avanti nel nostro percorso Monopoli, nella nostra pedina, e riscatteremo i nostri premi. Se cadranno, ovviamente, negli stadi, tipo nei francoforti, saranno i giocatori sculabili. Ci sono nelle altre robe, sono altri tipi di sculate. In altre sezioni sono altri tipi ancora di sculate. Dipende un po' dallo stadio e dalle varie cose che si riesce a fare. Poi ogni giro completato ci saranno dei premi, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta fatto ciò, appunto, ricordatevi di giocare anche le partite quando poi verranno aperte, ok? Oltre a guardare le pubblicità e fare la cosa giornaliera, verrà poi aperta una cosa che appunto ci saranno le partite, quindi bisognerà giocare per guadagnare 40 punti giornalieri, non più 20, cioè 40 e passa punti giornalieri, non più 25. Quindi poi si andrà avanti di qua, ovviamente si sblocca dopo aver completato un giro del coso. Per completare tutto basta fare appunto 10 giri totali e si riuscirà anche qua a prendere poi un premio tra due Mascherano oppure un 95-98, sempre delle stelle euro, che potrà essere appunto sculato, eccetera, eccetera. Quindi davvero molto molto interessante questa cosa. Ma non finiscono qui le novità, perché se noi andiamo nella sezione scambio, oltre allo scambio giornaliero, le varie cose che sono sempre, c'è la scelta giornaliera. Allora, nella scelta giornaliera, come potete vedere, appunto, noi possiamo mettere dei giocatori che potenzialmente non ci servono, ok? Tipo, per esempio, che ne so, posso mettere un Palmer, un Goretzka, qualcosa del genere, e riceverò un premio tra 85 e 135 gettoni scelta mercato. A che cosa servono questi gettoni scelta mercato? Servono per questa cosuccia qua. Vedete che sotto il pastelle, tra l'ottieni gemme e il pastelle, c'è una nuova sezione che si chiama appunto tempi supplementari. Qua in questa sezione, ogni giorno, se carica posso spiegare meglio, grazie. Ogni giorno ci sarà questa cosa che voi potete scegliere, appunto un giocatore che vi uscirà randomico tra tre giocatori, lo scegliete, adesso io l'ho già fatto quindi non posso farvelo vedere. Ma poi c'è anche la cosa, scegli uno di 4 e questa cosa ha 200 FIFA point, ma poi c'è la cosa, scegli uno di 4 tra i top 50 giocatori del gioco. Quindi ti metteranno i 50 giocatori con la gem più alta e più forte in generale al costo di 6.000 punti, ok? Se no, c'è al costo di 1.200 punti, top 500 giocatori del gioco, i più forti, a 1.200 punti scambi che abbiamo guardato prima. Quindi hanno aggiunto delle cose molto interessanti per sculare, per avere possibilità di fare cose. E in più, appunto, un'altra cosa che è una simile ingaggio misterioso che si apre così, però potenzialmente può andare fino a 95, quindi dipende molto dalla vostra fortuna, dalla fortuna del vostro account, anche di sculare cose scambiabili, giocatori comunque che possono potenzialmente essere utili o comunque essere sacrificabili, quindi davvero top, top, top. In più, ci sono anche altre cose nel negozio, perché se vogliamo parlare anche di tutti i premi che vi hanno messo qua nel negozio e di tutte le varie robe, sono delle cose veramente esagerate. Cioè, già soltanto che ci sono Gullit, Blanc, Torres e Lam come icone, le prime icone che hanno messo, Azzucaz, cioè questo Gullit, raga. Vabbè, l'analisi poi la facciamo la prossima volta, appunto, ma come anche Blanc è esageratissimo. Pacchetti molto molto gustevoli, devo dire, molto molto gustevoli, soprattutto questi qua dei più venduti, perché se uno deve fare un tot di cose, questi pacchetti qua sono davvero top. Sono davvero davvero top, appunto con pochi euro, cioè con 20 euro praticamente avete un 94, un 95 e FIFA Point, un 97 e FIFA Point e poi anche gratis, giustamente, i due Mascherano che vi daranno con l'offerta. Quindi è molto molto valida come offerta, come anche valida per chi inizia l'offerta questa qua da 1 euro, come anche questa qua da 2 euro con Haaland, la maglietta in uno stadio, un po' di cose. Sono molto molto valide, molto molto buone, apprezzo abbastanza questo evento, è molto molto carino. Poi sono anche tanti pacchi gratis comunque, adesso in questo momento abbiamo due pacchi gratis, che non è male. Sono cambiati anche gli scambi, perché c'è il potenziamento giornaliero nei FIFA Point, vabbè questa cosa qua è tanto per chi shoppa, giustamente. Poi c'è da scambiare i punti viaggio, e hanno aggiunto anche la possibilità di prendere i punti viaggio anche nella Division Rivals, quindi potete veramente avere tantissimi punti viaggio volendo senza nessunissimo problema. Questa è la guida all'evento fino a questo momento, ci potrebbero essere degli aggiornamenti, delle cose, quindi
faremo poi delle cose aggiuntive quando servirà, ovviamente, tipo quando metteranno le sfide con Kroos e Bonucci per prenderli, faremo un video dedicato magari, e altre cose. Domani fatemi sapere che cosa volete vedere, vedere un'analisi, una tier, un qualsiasi cosa, fatemi sapere qua sotto nei commenti, magari farò anche un sondaggio, vediamo un pochettino su Instagram, quindi vi invito a passare anche nei link in descrizione. A me questo evento piace, allora, considerazioni finali, a me questo evento piace un sacco in questo momento, perché veramente racchiude un po' di gameplay carino, simpatico, cose differenti nello stesso evento, in più c'è sempre ancora l'evento TOTS che deve finire, quindi in questo momento cose da giocare belle, carine e anche abbastanza belle, cioè se poco da dare lontano ci sono, quindi sono contento, non mi dispiace. Poi tra un po' dovrebbero aggiornare anche la sezione eroi con un altro eroe che dovrebbe essere 97, quindi non so ancora chi, ma comunque lo dovrebbero fare, quindi non male, il gioco è cominciato molto piano e sta cominciando comunque a decollare. Devo dire anche che nel gameplay, ieri sera ho giocato, dopo i vari aggiornamenti e cose, mi trovo molto meglio a giocare, cioè nel senso è molto più fluido. Fatemi sapere anche voi le vostre impressioni, però a me piace molto 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 e sembra che comunque stanno migliorando la situazione, quindi non male, non male. Fatemi sapere le vostre opinioni ovviamente qua sotto nei commenti. Vi auguro buon game e noi ci troviamo domani sempre solo qui su DocD. Ciao ciao ragazzuoli, a presto.